Dall'incontro Roma-Alessandria abbiamo scelto questa volta il giocatore grigio Carlo Tagnin, che porta sulla maglia il numero 10. È alessandrino, ha 25 anni, è alto 1,75, pesa 68 kg, è sposato con un figlio. Il Torino lo ha ceduto per 4 milioni al Monza, giudicandolo troppo fragile. L'Alessandria lo ha acquistato per 15 milioni, la Lazio lo avrà l'anno prossimo pagandolo 40 milioni. Il biondino col crescere è aumentato di prezzo, ha lo stile e la capacità delle classiche mezze ali. Non si intuisce mai con quale piede possa calciare, perché è ambidestro. È un giocatore di manovra, con una costante visione del gioco ispirata a senso squisitamente tecnico. Molto si parla di lui, se ne parlerà ancora di più. Ultima giornata del concorso ippico di Roma, ultima delle 15 gare in programma. Decima vittoria italiana contro 5 straniere. Questa è la più difficile di tutte. I vincitori delle prove di questi 8 giorni si contendono nel premio Cigala Fulgosi la palma del più bravo. Il francese De Pombel monta a Topinambur. Ha avuto la sorte avversa e sfoggia il suo stile migliore. Sembra sua la vittoria. Piero Dinzeo è in sella a The Rock. Dopo le incertezze dei giorni scorsi, il cavaliere italiano trova un accordo perfetto col suo cavallo. Vola sul campo col suo stile inimitabile. Il silenzio di Piazza di Siena esprime l'ansia fiduciosa della folla. Freddo, il cronometro dirà la cifra della vittoria, un quinto di secondo. Tornano sul campo i cavalieri per l'ultima premiazione. Accarezzano il collo dei fedeli cavalli. Al rivale, De Pombel, da sella a sella, in schietto gesto cavalleresco, Piero Dinzeo consegna la coppa che ha il nome del suo maestro, suo padre. A mai una bandiera nel tramonto, sapore di altri tempi.